Quante volte abbiamo sentito dire che la finzione imita la realtà? Certo, basta guardare qualche film o leggere qualche libro che trattano tematiche di fantapolitica o di fantascienza. D'altronde, quel suffisso fanta non riguarda la famosa bibita nata, tra l'altro, nella Germania nazista, ma riguarda praticamente ciò che non è reale, ma potrebbe in un futuro, un domani o in un presente alternativo, o anche in un passato essersi verificato. Ebbene, quante volte ci siamo domandati e se, oppure quante volte ci siamo chiesti, ma questa storia è vera? E quante volte la realtà ha imitato appunto la cinematografia o la scrittura di romanzi? E quante volte la realtà ha influito sulla scrittura di sceneggiature o di intrecci per libri? Facciamo un caso pratico, ve lo sottopongo, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, per tanti altri forse sarà la prima volta. Tutti avrete sentito parlare di Simon Wiesenthal, il grande cacciatore di nazisti, l'ebreo che, dopo essere sopravvissuto all'Olocausto, ha dedicato il resto della sua vita a dare giustizia alla sua gente, non in maniera sommaria, non improvvisandosi boia, ma ricercando quelli che avevano commesso determinati crimini perché fossero assicurati alla giustizia e avessero il processo che meritavano di sostenere. Ebbene, Simon Wiesenthal, che ci ha lasciato da diversi anni, ha lasciato dietro di sé un centro di documentazione, una mole di documenti sterminata, un'equipe che continua ancora oggi a lavorare per ricostruire i punti oscuri di una brutta faccenda, quella dell'Olocausto. Ma Simon Wiesenthal, nel 1971, ha ricevuto anche la visita di un personaggio diverso dal solito, non uno storico, non un membro della polizia o dell'autorità giudiziaria. No, si trattava di un romanziere, un ex giornalista della Reuters che aveva deciso di cambiare mestiere, di scrivere libri. Libri con un substrato di realtà da cui si sviluppavano delle tematiche verosimili ma non necessariamente reali. Questo scrittore si chiama, perché è ancora vivo oggi, Frederick Forsyth. La sua vita è tutta un'avventura, è stato uno dei più giovani piloti della RAF, è stato in Biafra, è stato in Israele e poi, appunto, si è dedicato alla scrittura. I suoi libri sono diventati dei bestseller. Nel 1971 Forsyth ha già dato alle stampe il suo primo successo, un successo mondiale, Il giorno dello sciacallo, e sta preparando il materiale per il suo secondo libro, dedicato alla rete di ex nazisti che in parte sono riusciti a scappare dalla Germania o comunque dall'Europa e in parte invece è rimasta in Germania sotto falso nome. Forsyth ha deciso di rivolgersi a Wiesenthal proprio in funzione di esperto della questione. Ha bisogno di un cattivo, del villain di turno, Forsyth, per il suo libro. Ha bisogno di un criminale di guerra. Quindi chiede a Wiesenthal di provare a cercare nei suoi archivi per comporre un personaggio non reale, ma verosimile, che possa fungere appunto da contraltare all'eroe del suo prossimo romanzo. E qui colpo di genio di Simon Wiesenthal. E se fosse un criminale vero, mai catturato, in fuga, ricercato, chi lo sa, magari il libro potrebbe aiutare gli investigatori a far luce sulla sparizione di uno dei 50 uomini più ricercati in Germania in quel periodo. La storia dirà che quell'intuizione fu decisamente geniale e funzionale, già perché il nome scelto dall'archivio di Simon Wiesenthal è quello di Edward Rochman. Rochman è un austriaco, come tanti altri criminali di guerra. Pensiamo a Odilo Globocnik, Globus, o pensiamo anche a Adolf Eichmann. È curioso come tanti criminali di guerra e tanti colpevoli di crimini contro l'umanità arrivino dall'Austria, nella galassia nazista. Ma questa è solo una curiosità e quindi lasciamola pure da parte. Rochman è ricercato per lungo tempo dalle autorità della Germania federale per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Per quale motivo? È stato vicecomandante del ghetto di Riga durante l'occupazione, dal 1941 al 1943, meritandosi un soprannome non certo carino, quello di macellaio di Riga. Ma Rochman è molto altro. Nato nel 1908,
da un operaio che lavora in una fabbrica di birra a Graz, in Stiria. Edward Rochman trascorre la giovinezza a Graz, studia, si iscrive all'università, non completa gli studi. All'inizio degli anni 30 si fa infervorare dalla politica. I suoi amici dell'epoca lo descrivono come estremamente polemico e portato quasi naturalmente a cercare il dibattito, anche violento, proprio in ambito politico. E Rochman decide di far confluire questa sua vis polemica in due organizzazioni che all'epoca erano fuori legge in Austria. Uno è il partito nazista e l'altro sono le SS. Sono fuori legge perché proprio all'inizio degli anni 30 l'Austria, emersa dalla Grande Guerra, fortemente ridimensionata nel territorio e con una fragilissima democrazia, vede un colpo di Stato che non va a buon fine, perché il partito nazista e le SS austriache assaltano il palazzo del governo, uccidono a revolverate il cancelliere Engelbert Dollfuss, ma non riescono a prendere il potere. Anzi, sono oggetti di una forte repressione poliziesca. Per un po' di anni, quindi, Rochman, assieme ai suoi nuovi amici, deve stare nell'ombra. D'altronde, il clima non è a lui favorevole. Cambia tutto nel 1938, è l'anno dell'Anschluss, l'anno in cui Hitler ha il via libera dalle altre potenze europee per prendersi l'Austria. Anche Mussolini, che in precedenza era stato il nume tutelare di Dollfuss, ha deciso nel frattempo di cambiare sponda. E con l'Anschluss, con l'annessione dell'Austria nella Germania nazista, tutti i nazisti locali e le SS locali ottengono facili promozioni. D'altronde, sono delle ricompense sul campo. Rochman, da quel momento in avanti, si trasferisce, va a Berlino, frequenta l'Accademia delle SS, completa la sua formazione, entra nei ranghi inizialmente come sottufficiale, ma la sua carriera è molto molto rapida. Tant'è vero che dopo lo scoppio della guerra, il 1 settembre del 39, si ritrova già in Polonia, non al fronte, non a combattere, non è un combattente, le Waffen SS ancora ufficialmente non sono nate. Si ritrova alle spalle del fronte, inserito nel Sicherheitsdienst, il servizio di sicurezza, che poi in realtà si occupa più che altro di repressione. E poi viene spostato in Francia, sempre al seguito dell'invasione, senza mai sparare un colpo almeno al fronte, e fungendo sempre da ufficiale di collegamento per il Sicherheitsdienst e per la SIPO, la Sicherheitspolizei, la polizia di sicurezza, i bracci armati del Reichssicherheitshauptamt, la macchina repressiva del regime nazista affidata all'SS di Reinhard Heydrich. Di Heydrich abbiamo già parlato. In tutto questo Eichmann fa carriera, arriva al grado di Hauptsturmführer, cioè di capitano delle SS, ed è con questo grado che viene trasferito nell'estate del 1941 a Riga, ex capitale della Lettonia. Lettonia che era stata assorbita dall'URSS nell'estate del 40 come accordo marginale del patto Molotov-Ribbentrop e che poi era stata invasa anche dalle forze del Reich nazista. Riga è una bella città, chi di voi c'è stato lo può testimoniare, è anche una città che presenta un ghetto ebraico. Ghetto che nel breve volgere di qualche settimana viene trasformato in un vero e proprio campo di concentramento. Perché Riga ha un compito speciale, secondo le idee di Himmler, il capo dell'SS. Ancora non si è arrivati alla definizione dell'Endlösung, della soluzione finale. Ci si arriverà qualche mese più tardi, a Wannsee, e ne abbiamo già parlato. Ma nel frattempo, se in Polonia si sono già costruiti o ristrutturati i ghetti, c'è da parte delle autorità naziste l'esigenza di far qualcosa per le decine di migliaia o le centinaia di migliaia di ebrei tedeschi e austriaci, ma anche boemi, che ancora non hanno una destinazione, ancora non si sa dove mandarli. E l'idea di Himmler è quella di mandarli tutti a Riga, concentrarli lì, cominciare ad ucciderli lì e poi si vedrà. Convogli ferroviari si mettono in marcia dalla Germania, dall'Austria, ma anche da Theresienstadt, il ghetto modello in Boemia, verso Riga, occupata. A Riga sono in tre a comandare. C'è lo Sturmbannführer Rudolf Lange, che tra l'altro parteciperà alla conferenza di Wannsee. Lui è il responsabile di tutto l'SD nella zona dell'Ostland, così vengono ribattezzati gli stati baltici invasi. Poi c'è Kurt Krause, pari grado di Lange e responsabile dei campi in Lettonia. E infine c'è lui, Edward Rochman, vicecomandante del ghetto di Riga, con mansioni organizzative, ma non solo. Già perché Rochman nel breve tempo di qualche mese si fa conoscere dai prigionieri come un uomo molto astuto, anche avido e spietato. Riga diventa un inferno in terra, il ghetto di Riga, che
chiaramente. Un inferno che dura fino all'autunno del 1943, quando il campo viene sostanzialmente sgomberato e i prigionieri rimasti sono redistribuiti tra il vicino campo di Kaiserwald e un altro campo, quello di Sala Spils, che diventa ancora peggiore di Riga, perché lì a Sala Spils a un certo punto non viene neanche più distribuito il cibo, quel poco cibo che era a disposizione prima, e i prigionieri muoiono tutti di fame. Rochma resta a Riga fino all'ottobre del 1944. Resta lì perché inizialmente arriva un altro ordine da Berlino, quello di riesumare le salme di Rumbula per cremarle. D'altronde non si vuole lasciare traccia. Poi Quindi succede poi. qualcosa. Nell'estate del 44 l'Armata Rossa rompe il fronte nord e taglia completamente fuori con una manovra a bassa tenaglia i tre stati baltici. Gli passa oltre. L'isola del resto del Reich tedesco. Al suo interno, all'interno dell'Ostland, restano 14 divisioni tedesche, che da quel momento in avanti dovranno fare i conti con munizioni sempre minori, razioni di cibo sempre minori e la prospettiva di doversi arrendere o morire. D'altronde Hitler non ammette la possibilità di resa. Le SS vanno nel panico, sanno che se i russi mettono su di loro le mani non ci sarà pietà. Lo sa anche Rochman, che a inizio ottobre del 1944, mentre alla periferia di Riga già si avvertono i colpi di mortaio e di artiglieria dei sovietici, requisisciona una nave, carica gli ultimi sopravvissuti di Kaiserwald, quelli che erano sopravvissuti prima al ghetto di Riga, e li riporta in Germania, o meglio, a Danzica, perché lì vicino c'è un campo, Stutthof, dove i sopravvissuti vengono rinchiusi e costretti a lavorare come era avvenuto a Kaiserwald alla carpenteria. Da quel momento in avanti, e siamo ormai alla fine del 44, Rochman torna a Berlino al comando dell'SS. Non se ne sa più nulla, scompare dalla faccia della terra nell'aprile del 45. Ma non è un suicidio il suo, e non è nemmeno morto in combattimento come il suo ex superiore Rudolf Lange, morto a Poznan nel febbraio del 45. Rochman, come tanti altri suoi camerati, si è travestito da soldato tedesco, ha buttato alle ortiche, ha bruciato la sua vecchia uniforme da SS e ha finto di essere un soldato per consegnarsi agli americani. Nello specifico, si è vestito da caporale, ha dato il nominativo, una volta catturato, di un suo vecchio amico di Graz, un caporale dell'esercito che Rochman sa essere caduto in Africa settentrionale. Come tanti altri sbandati, Rochman viene rinchiuso in un campo di prigionia per ex soldati. Ci passa un anno e mezzo. Se ne sta al sicuro, tanto è convinto che nessuno lo cercherà mai. Ma non ha fatto i conti con il fatto che americani e inglesi hanno ritrovato tutto l'archivio dell'SS, l'archivio del personale. Lo stanno rimettendo in ordine, hanno trovato la sua cartella, hanno trovato i suoi incarichi, cosa ha fatto, di cosa è stato responsabile e lo stanno cercando. E non solo, in quella cartella c'è scritto che Edward Rochman ha una moglie, Hella, sposata prima della guerra, che vive a Graz. E da quel momento in avanti la polizia militare inglese tiene d'occhio l'abitazione della signora Rochman a Graz. Poco prima di Natale del 1946, Edward Rochman esce dal campo, viene liberato e va a trovare la moglie. È qui che viene arrestato dalla polizia militare britannica, che si avvale anche delle testimonianze di un paio di sopravvissuti di Riga per identificare l'uomo. È lui, Edward Rochman, che viene ammanettato, portato nelle celle di sicurezza e il suo arresto viene notificato all'Alto Comando Interforze Alleato, che dispone qualche settimana dopo di trasferire il prigioniero a Dachau, non nel vecchio campo di concentramento, nel villaggio di Dachau, perché a Monaco di Baviera si terrà un grande processo contro i responsabili dei massacri e Rochman può essere sia testimone che imputato al banco. Rochman non si fa ovviamente illusioni del futuro che lo aspetta e già in carcere inizia a prendere contatto con quella che verrà chiamata Odessa, cioè la rete di ex nazisti che stanno attuando la fuga verso il Medio Oriente o verso la Spagna o verso il Sud America. Vuole scappare Rochman e ci riesce nel viaggio in treno che lo deve portare a Monaco di Baviera. Ai suoi guardiani Rochman dice con voce lamentosa di aver contratto la dissenteria in carcere, insomma ha bisogno di usare il gabinetto ogni 10 minuti. Ma è una scusa, non ha la dissenteria. Il fatto di andare spesso al gabinetto serve solo a forzare poco a poco il finestrino per poi, alla prima occasione, buttarsi al treno in corsa e scappare. Ed è quello che Rochman fa. Cammina nella neve diversi chilometri fino a trovare un maso di montagna dove ottiene ospitalità dal contadino proprietario. Si fa rifocillare e poi si fa portare a Merano, in Italia. Perché? Perché a Merano c'è uno dei centri di raccolta di Odessa. A Merano Rochman viene accolto, curato, gli vengono amputate alcune dita dei piedi che si erano congelate durante la fuga e soprattutto viene dotato di una nuova identità. L'identità di Federico Fritz Bernd Wegener, un altoatesino
cittadino italiano, di lingua tedesca. È con questa identità fittizia che Rochman si può spostare da Merano fino a Genova e da lì imbarcarsi per l'Argentina. Già perché ormai da diverso tempo l'Argentina, quando Domingo Perón ha aperto un ufficio di immigrazione a favore degli ex nazisti in fuga. È un qualcosa di molto complesso, ne ha parlato lo storico argentino Uchi Goni nel suo libro La autentica Odessa, in italiano Operazione Odessa. Centinaia di criminali di guerra in fuga ottengono passaporti e biglietti di viaggio e alla fine visti d'ingresso per migrare in Argentina. Qualcuno poi va in Brasile, qualcuno in Paraguay, qualcuno in Cile, qualcuno in Bolivia, ma il grosso finisce in Argentina, dove arriva anche Rochman, che si stabilisce in casa inizialmente di altri profughi tedeschi, poi acquista una piccola casa, va a lavorare come contabile in un'azienda di legname argentina, conosce una segretaria argentina, se ne innamora, la sposa, peccato che non abbia mai divorziato legalmente dalla prima moglie, Ella, che è sempre a Gra. E quando la prima moglie lo viene a sapere, denuncia il marito fedifrago per bigamia. Per un certo periodo Rochman in Argentina, che comunque continua a farsi chiamare Fritz Bernwegener, per lui sono guai. La moglie argentina lo lascia, lui deve darsi alla macchia per un po', finché le acque non si calmano. Nel 1959 Edward Rochman, alias Fritz Bernwegener, ottiene la cittadinanza argentina. Insomma, sembra che per lui sia un paradiso davanti. Non è così, perché in realtà i cacciatori nazisti, a cominciare da Simon Wiesenthal, continuano a cercarlo. Rochman non lo può immaginare. E non può nemmeno immaginare che quello scrittore britannico, Forsyth, abbia ottenuto da Wiesenthal tutta la documentazione su Edward Rochman, su chi è stato, sul cosiddetto macellaio di Riga, su uno dei 50 criminali più ricercati dalla Germania federale. Non può sapere che quella scheda, quel profilo finiscano prima in un libro, bestseller mondiale, e poi nel 1974, in un film di successo, film che a un certo punto viene proiettato anche in Argentina. Il vicino di casa di Rochman riconosce in Fritz Bernwegener l'antagonista presente nel libro e nel film. La segnalazione arriva al consolato tedesco. Da qui il consolato la trasmette alla Commissione Z a Ludwigsburg, il comitato interministeriale che si occupa proprio di istruire le pratiche processuali contro i criminali di guerra. La Commissione Z attiva il Tribunale di Amburgo e la Polizia di Amburgo, che sono competenti per territorio per i crimini commessi nei territori baltici durante la guerra. Nel 1977 arriva, tramite il Ministero degli Esteri tedesco, la richiesta di estradizione. La Germania rivuole Edward Rochman, lo vuole processare, stavolta non per bigamia, ma per crimini di guerra, per concorso in strage, per tortura, insomma, reati molto pesanti. Ma Rochman svanisce nel nulla. Il 1° luglio del 1977 Rochman viene fermato una prima volta per l'identificazione. Fornisce ancora le sue credenziali da cittadino argentino, da Fritz Bernwegener. Viene registrato e dopo 48 ore liberato su cauzione. Dovrebbe restare presso il suo domicilio, ma scappa, e quando qualche giorno dopo la polizia torna a bussare a casa sua per riprenderselo e condurlo in carcere in attesa di spedirlo nuovamente in Germania, non trova più nessuno. Rochman è scappato. È scappato dove? In Paraguay. In Paraguay perché in quel periodo il dittatore del Paraguay, Alfredo Stroessner, ha solidi contatti con tanti ex nazisti. Alcuni di questi hanno funto da consiglieri militari per le forze armate paraguayane. Quindi il Paraguay è ancora un porto sicuro per gli ex nazisti. Rochman è comunque ormai un uomo anziano, quasi 70 anni, la salute non irreprensibile e zoppica vistosamente, d'altronde gli mancano delle dita ai piedi e deve usare delle scarpe ortopediche. Il 10 di agosto del 1977 viene denunciato un caso di infarto per arresto cardiaco a Asunción, la capitale del Paraguay. Il cadavere presente in obitorio denuncia l'assenza di alcune dita nei due piedi, amputate tempo prima, e il fatto che l'uomo ricoverato lì è giunto già in arresto cardiaco in ospedale, portasse delle scarpe ortopediche. Le fotografie confermano: Edward Rochman è morto. È morto durante la sua fuga, ha avuto un colpo di calore che lo ha portato a un arresto cardiaco e alla morte. Il mistero però non si ferma qui, perché qualche giorno dopo il cadavere sparisce dall'obitorio. Non se ne sa più nulla. C'è chi dice
che sia stato preso da alcuni anonimi vendicatori che lo avrebbero bruciato. C'è chi dice che sia stato preso invece dai suoi vecchi camerati che lo avrebbero sottratto a ulteriori analisi. Chi lo sa? Nessuno saprà mai la verità. E nessuno potrà più interrogare Edward Rochman, il macellaio di Riga, l'uomo che poteva forse rivelare qualcosa di più sul diabolico meccanismo dei campi di concentramento, sulla soluzione finale, su tutto ciò che era stato deciso di fare per operare un'enorme pulizia etnica in Europa, una pulizia etnica che è costata la vita a quasi 14 milioni di persone, ebrei, russi, polacchi, rom, sinti, omosessuali, massoni, chiunque poteva opporsi all'incubo della svastica nazista.